Dopo circa 3 mesi sono ritornato finalmente qua in Calabria e ragazzi voglio subito farvi vedere cosa è arrivato all'interno dello shop di Fortnite, perché è qualcosa di troppo bello. E stiamo parlando proprio del bundle Robocop, che naturalmente andrò presto a regalare con il secondo account, perché qua praticamente ho meno 200.000 V-Bucks. E quest'altro bundle fantastico ragazzi, chiamato pacchetto incarichi scala livelli. Mi raccomando, se vi serve una di queste skin o se vi serve uno di questi bundle, iscrizione in questo momento a dire basta ragazzi, lasciate like e commentatemi 100, 200, 300 volte il vostro ID di Epic Games. In questo modo potrei inviarvi la richiesta e inviarvi un sacco di skin in regalo. Dunque mancano circa 2 settimane all'arrivo della nuova Season 3 Capitolo 3 di Fortnite e naturalmente le news che sono riuscito a trovare sono incredibili. Partiamo subito senza perdere tempo ragazzi con la nuova collaborazione di Fortnite segreta che sta già per arrivare. Infatti abbiamo trovato finalmente tutte quante le skin all'interno dei file di gioco. Stiamo parlando di Fortnite per Alie. Chi non conoscesse Alie è praticamente ragazzi uno youtuber americano con un sacco di iscritti, e queste che state vedendo qua in sovraimpressione dovranno essere le nuove skin che usciranno all'interno dello shop. Vi ricordo che se vi dovesse servire una di queste skin ci sono io che ve le regalo completamente gratis, basta essere iscritti al canale. E voglio gentilmente che mi scrivete nei commenti un voto da 1 a 10 ragazzi a queste 3 skin, questo set fantastico, collaborazione serie Iconic. Devo ammettere ragazzi è niente male, ma lo so che a voi interessano i leaks interessanti. Partiamo subito per quanto riguarda informazioni della Season 3 Capitolo 3 di Fortnite. Troviamo immediatamente una delle skin che sta facendo il giro di tutta quanta YouTube Italia ragazzi, ovvero questa skin Star Wars, ma praticamente ragazzi in una lobby completamente diversa e mai vista prima. Infatti se notate all'esterno c'è praticamente tutta quanta questa mega costruzione di Star Wars, perché appunto ragazzi questa nuova Season 3 Capitolo 3 di Fortnite dovrebbe essere una collaborazione 100% con la serie Star Wars. Naturalmente questo non è sicuro al 100%, ma sono dei leaks, quindi non è ufficiale, sono dei leaks che stanno girando e sono veramente interessanti. Ma io voglio ricordarvi che in questo video andremo a vedere il nuovo pass battaglia, nuovi cambiamenti alla mappa e un sacco di altre informazioni super utili. Partiamo subito infatti con il nuovo pass battaglia Season 3 Capitolo 3. Ragazzi letteralmente assurdo. Troviamo come prima skin principale naturalmente Miles Morales, che purtroppo ragazzi dopo un mese che Fortnite ci ha fatto attendere ancora non abbiamo notizie. Vi dirò di più ragazzi, ancora non c'è presente nessun file di gioco contenente questa nuova skin che dovrebbe uscire. Subito sotto troviamo un sacco di altre ricompense come V-Bucks, un emoticon veramente fantastica e un emoji sempre riguardante la collaborazione con Marvel Series, quindi con la serie di Marvel, e tante altre cose ragazzi nella pagina numero 2 riguardanti Miles Morales e naturalmente la collaborazione che hanno con Marvel. Naturalmente non abbiamo solo questa immagine perché ne stanno girando tante altre sempre riguardanti le collaborazioni ragazzi con Star Wars, e infatti qua troviamo la schermata principale del pass battaglia dove presenta la skin di Jonesy prigioniero, la skin di Star Wars e successivamente ragazzi il Fortnite Crew, Fortnite ricompense e praticamente le spade laser che teoricamente raga dovrebbero essere già tornate, ma non quelle in collaborazione affiliate 100% con Star Wars. Tra l'altro se notate qua ragazzi, aprendo praticamente le modalità di gioco di Fortnite troviamo l'esperienza Alie presto in arrivo, un enorme tutti contro tutti, sbloccarmi. Però ragazzi purtroppo ancora non è riguardante la ricompensa delle skin, ma essendo che a voi interessano i segreti ragazzi andiamo subito a vedere questo piccolo live event teaser. Dovrebbe essere praticamente un teaser della nuova season. Partiamo subito. Vamos ragazzi. Ok. Cosa caspita è sta roba raga? Ok, praticamente tutto quanto glitchato. Ok, ok, ok. Dura praticamente 15 secondi ed è praticamente un teaser, ragazzi. Nient'altro, nient'altro di che, proprio un teaser di 15 secondi dove mostra praticamente un glitch delle, non lo so, ragazzi, della radio, della stazione, non lo so. Dunque, ma tranquilli perché i leaks e i trailer non terminano qua. Anche perché, ragazzi, in uno scorso video, pochi di voi l'hanno visto, avevo mostrato veramente un qualcosa di incredibile. Vi lascio qua. Mi raccomando, continuate a vedere il video dall'inizio alla fine. Di fronte a noi abbiamo una
una specie di trailer, ragazzi, che è praticamente poi una cozzaglia di un sacco di clip, ma è veramente interessante andarla a vedere perché ci sono delle immagini molto molto particolari. Guardate qua, ragazzi, partiamo già. Questo piccolo trailer che avevo mostrato, e come vedete c'è praticamente l'accampamento che sta andando alla distruzione totale. Ok, ok, lo state vedendo, ragazzi, perfetto. Ce ne sono addirittura due. Il nostro Colombo di fronte a Jonesy. Ok, perfetto. La collaborazione con Star Wars, ragazzi, è il nostro capo Darth Vader. L'agenzia di Midas, oh mio Dio. E il tutto termina con questa skin che non ho ancora capito, raga, veramente non riesco a capire che skin sia. Gentilmente scrivetemi nei commenti quale dannato è il nome di questa skin, perché non ne ho proprio idea. Attenzione, attenzione, tiro acrobatico fuori dal magazzino. Ok, questo è interessante, ragazzi. Dunque, se entriamo su Fortnite, non voglio illudervi, ma non c'è completamente nulla di nuovo. Come leggete, come sempre, non rimborsabile. Capitolo 3, stagione 2, fino al 3 giugno, ragazzi. Quindi praticamente quanto manca esattamente? Oggi è l'11 maggio, mancano circa 20 e qualcosa di giorni, raga, per l'arrivo della nuova stagione di Fortnite. Non voglio perdere tempo, non voglio annoiarvi. Tranquilli, ragazzi, andiamo subito a comprare qualche altra skin nuova. Mi raccomando, spammatemi appena non posso i vostri ID di Epic Games. Fatelo in questo momento. E dovete essere obbligatoriamente iscritti. Vai, V-Bucks, 5000 V-Bucks. Andiamo subito a shoppare. Andiamo a regalare le skin agli ultimi 5 iscritti. Ma per quanto riguarda leaks, informazioni e immagini varie, guardate proprio qua di fronte a voi il vostro carissimo Kadiax cosa è riuscito a trovare. Stiamo parlando di un combattimento, una sfida 1v1 tra The Rock, Fondazione e la nuova skin ancora praticamente non uscita come boss né come NPC, Darth Vader. Questo effettivamente, ragazzi, potrebbe essere un qualcosa di molto interessante. Per quale motivo? Potrebbero essere i nuovi boss dell'evento finale della Season 3 capitolo 3 di Fortnite. Quindi praticamente potrebbe esserci uno scontro finale, ragazzi, letteralmente incredibile all'interno della mappa di Fortnite. Quindi io, prima di procedere con le informazioni interessanti, vorrei un attimo dare un'occhiata, ragazzi, a quello che sta succedendo all'interno del Vault. Come sapete, Fortnite rilascia sempre dei piccoli upgrade, ma non vedo nessuna novità, ragazzi. Sempre e unicamente le solite cose. Come vedete, entrambi i Vault sono sempre bloccati, quindi non voglio dirvi fake news, non voglio fare fake news, ma non c'è completamente nulla che possiamo fare all'interno di Fortnite. Fatemi killare un secondo questa sentinella, eccola qua. Dai, 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 vieni qua, vieni qua. La rischio, la rischio, la rischio. Ok, let's go. Piccolo problemino, ragazzi, abbiamo una... Fatemi killare pure questo, ragazzi, vai. Let's go.